Marco, che ore sono? Non lo so, non porto l'orologio. Neanche io. Andiamo a comprare due Rolex, va? Uno dei motivi per cui è famosa Dubai è che si trovano, soprattutto nella zona di Crama, di Souk, dove siamo adesso, si vendono gli orologi falsi. E così per curiosità siamo venuti a vedere uno di questi negozietti, ci hanno fatto salire all'interno di un palazzo, ci ha portato in un appartamento di fatto che è stato adibito ad un piccolo showroom, ovviamente non è fronte strada, non si vede, e devi solo seguire la persona che ti porta qui all'interno di questo palazzo. Ovviamente non compreremo roba falsa perché assolutamente non incitiamo l'acquisto di cose contraffatte, che siano profumi, borse, valigie o altro, ma così per curiosità e per mostrare anche questo aspetto di Dubai siamo venuti qui. No, it's not original. C'è un po' di tutto qua. 60. Sai cos'è 0? Quanto sarà? 60, sono 12 dirham, 13 dirham, 12 dirham. Ma come Rolex? Rolex. Rolex? Yeah, Rolex. Ok, adesso arrivano anche Rolex. Perché questo è molto bello. Pochi lo conoscono. Glass is a sapphire. Bello questo. Bello veramente. Ho mancato pure. Yachtmaster blue. Che c'è? Yachtmaster. Yachtmaster tuno. Yachtmaster like this, yeah. Qualità com'è? Non male. Ok. Io credo che quello che trovi qui alla fine è tutto lo stesso, cioè se vai da anche altri negozi questo trovi alla fine. Non è un Rolex, non lo puoi comprare perché fa una brutta figura. Io veramente non so una sega di questa roba qua. You have another one black, Justin? Black, have this black. This is black, sì. Daytona. Sì. Daytona nero, quello è bello. Daytona nero. Invece questo non avendo dettagli, alla fine sono due lancette, è quasi impossibile. No, impossibile no, però... Ce lo devi prendere in mano per capire. Se ti devi fissare sul polso può passare tranquillamente se sei una persona, un italiano, vestito bene, insomma. Basic price for a tourist, 1000? 1000 is 180, like they say. Ok, 800, 1000 dirham per un turista. Dopo una trattativa, spieghi che sei residente, il prezzo scende. 350 dirham. 350 dino. And what about this one? This was sempre 350 metro cubo. Daytona. It's good quality, quality look. Yeah, this one is very good. Yes, but it's small, it's for woman. Questa è la grandezza del Daytona. Da uomo. You have the patina? Daytona patina? Wow. Big one, take this one. Daytona. It's white color also. Daytona sono fatti bene. You look. Yes. Questo è bellissimo. Ah, non si gira la ghiera qua però. Non si gira la ghiera? No. Come non si gira la ghiera qua? No. Master copy look inside low here, low also look is. Look, number one. No, I don't change anything if I click here. Yeah, it's working. No, don't work. Oh, working. Yes, it's 12 o'clock after this KV. That's not this one. Nel frattempo, mentre siamo... Mentre stavamo qui a fare finta di essere clienti, sono arrivati dei clienti veri che stanno vedendo
anche altri orologi, non so se si vede nel riflesso degli occhiali che ci sono altre persone. Ripetiamo, noi assolutamente non supportiamo, non condividiamo l'acquisto di merce contraffatta. Era giusto l'idea di voler documentare uno degli aspetti qui del souk di Dubai.